Salve, mi chiamo Margun, faccio la pittrice. Ho iniziato a pensare a questo ciclo di donne qualche anno fa. Vidi un documentario, erano state invitate diverse bambine dai 10 ai 13 anni e fu chiesto loro: fatemi un nome di un grande personaggio della storia, scienziato, medico, letterato, quello che volete. Erano diverse bambine, una decina di bambine, tutte hanno enunciato nomi di uomini, tutti uomini. A un certo punto gli hanno anche chiesto loro: cosa vorrai fare da grande? L'infermiera, la cantante, la ballerina, mestieri nobili, solo di un certo tipo. Allora è stato fatto vedere loro un documentario con le più grandi donne del Novecento, dalle spie all'aeronautica, alla scienza, alla tecnologia, da chi ha inventato il Kevlar, da chi ha inventato il primo microchip, da chi ha inventato la siringa, la lavatrice. Insomma, una serie, un'enormità di donne che hanno fatto tantissimo, ma che molto spesso non rientrano nei libri delle scuole. Una volta finito questo documentario, hanno rifatto la domanda a queste ragazzine e hanno chiesto: cosa vuoi fare da grande? E è cominciato a venire fuori il medico, lo scienziato, è venuto fuori l'astrofisica. Quindi, non avendo nomi di donne, di grandi donne, che hanno cambiato il loro settore di appartenenza, hanno calmierato la loro prospettiva di futuro solo su ciò che veniva passato a livello generale. Da lì ho cominciato a pensare a quante donne anche io non conosco e che hanno invece fatto grande il mondo. Mi sono concentrata a quelle italiane perché io sono italiana, ma in realtà ce ne sono tantissime. Ma sono partita da molto più indietro, sono partita dalla mitologia e ho trovato Metis, questa grande titana che attraverso un modo diverso di ragionare, cioè un pensiero laterale, cioè la possibilità di trovare una soluzione fuori da quelli che sono gli schemi di raziocinio completo o fuori da quelli che sono gli schemi prettamente, almeno all'epoca, maschili, cioè della violenza e dell'aggressione. Da lì ho cominciato a pensare, o meglio, a mettere in fila quelli che sono i punti legati al famoso intuizione femminile, sesto senso, sempre considerata come qualcosa legato alla superstizione. In realtà, secondo alcuni studi, non è così. L'intuizione o il sesto senso è invece legato alla conoscenza per esperienza. Quello che hanno fatto queste donne, perché si sono ritrovate in un mondo prettamente maschile, dove per alcuni di loro era anche impossibile studiare, in famiglie anche a volte abbastanza chiuse, in altri casi fortunatamente invece no, che hanno trovato attraverso la determinazione, il coraggio, quella possibilità e uno spiraglio per diventare quelle che sono diventate anche a livello storico. Quindi hanno portato giovamento, hanno portato nella scienza un passo ulteriore, nello sport, nel giornalismo, negli eventi sociali, hanno portato qualcosa di più. Ora mi viene in mente da dire, in tanti anni, secoli di assoggettamento delle donne, chissà quanto abbiamo perso in realtà delle capacità e della bellezza che avrebbero potuto portare. Iniziamo con Laura Conti, parlamentare, la prima a mettere in relazione ambiente e lavoro, sia a livello industriale che sia proprio a luogo di lavoro, nonché fondatrice di Lega Ambiente. Partigiana in precedenza. Abbiamo Elvira Coda Notari, prima regista, la marescialla, precursore di quello che è stato il cinema neorealista, che sbarcò addirittura in America ai primi del Novecento. Andando avanti abbiamo Tina Merlin, giornalista d'inchiesta, partigiana a suo tempo, e colei che denunciò la Sade per la tragedia del Vajont, prima ancora che la tragedia fosse ormai palese.
la grande Rita Levi Montalcino, premio Nobel per la medicina, grandissimo scienziato e indagatore del cervello, della elasticità delle cellule del cervello. Qui abbiamo sotto Margherita Hack, astrofisica, che trasformò l'osservatorio di Trieste da un osservatorio di provincia a uno dei più grandi e più rinomati a livello mondiale. Qui sopra abbiamo Lina Merlin. A lei si deve il suffragio universale, probabilmente, dell'articolo 3, inserendo senza distinzione di sesso, nonché la base per quelli che sono anche gli articoli successivi della Costituzione, equiparando nei diritti gli uomini e le donne. Abbiamo la prima sindaca. Sindaca, detto apposta, perché era qualcosa veramente di nuovo, sarda, Ninetta Bartoli. E davanti abbiamo Nilde Iotti, che conosciamo come prima donna ad essere Presidente delle Camere, dell'Anna Magnani, cioè non ha mai considerato il proprio aspetto vincolante e dispregiativo, in quanto non era la classica diva bella che c'erano all'epoca. Abbiamo qua sopra Franca Viola, tra le prime che si oppose al matrimonio riparatore dopo uno stupro e che portò il Parlamento ad indagarsi. Maria Teresa De Filippis, primo pilota donna in un Gran Premio, 1958. La pilotina, il diavolo, grande pilota, considerata anche da Fangio pericolosa per la velocità con cui guidava. Sotto di lei, e non solo sotto per collocazione, non certo per capacità e grandezza, c'è la Deledda, grandissima letterata, autodidatta, inventò un nuovo tipo di letteratura e vinse un Nobel per la letteratura. Abbiamo un altro sindaco donna, questa volta di un capoluogo di provincia, Luisa Balboni Galotti, e portò le politiche della famiglia fino in Parlamento. Sotto abbiamo la Montessori. Ormai tutti sappiamo e conosciamo l'importanza del metodo Montessori, che mette al centro il bambino con i suoi talenti, senza infrastrutture, portandoli a un'autodeterminazione forte dei propri talenti. E abbiamo la Fallaci, giornalista, scrittrice, personalità dura e ferma, grande inventrice di un sistema di intervista che portava i propri intervistati ad ammettere anche le più grandi atrocità senza neanche rendersene conto. Inviata di guerra, tra le prime donne inviate di guerra. Speranza Scappucci, prima donna ad aver diretto all'Opera di Vienna e prima donna, ed è una cosa successa abbastanza recentemente rispetto a quando la dipinsi, che ha diretto alla Scala. Samantha Cristoforetti, la conosciamo tutti, astronauta e prima ad essere donna italiana, fautrice di una spedizione aerospaziale. Monia Benini, di lei ancora non ne hanno scritti i giornali e ancora non è così conosciuta come i suoi predecessori. Questa è una scelta mia, donna plurilaureata, ribelle, che ha trattato tematiche difficili come la geopolitica e trattati internazionali, denunciandone i limiti e le ripercussioni.